Assessore Bordonali, parliamo di Expo in chiave di protezione civile perché voi simulerete il caso di un mancanza di blackout, insomma, di mancanza di corrente elettrica il prossimo 18 novembre. Sì, lunedì prossimo ci sarà un'esercitazione importante che riguarderà essenzialmente le postazioni di comando. Sono coinvolti oltre 40 enti pubblici e privati, a partire ovviamente da Regione Lombardia, Comune di Milano, di Pero, di Rho, Provincia, Prefettura, ma anche numerosi enti privati e enti pubblici che in caso di blackout subirebbero ovviamente problemi evidenti di comunicazione. Quindi con questa esercitazione vogliamo verificare come è possibile mantenere la comunicazione tra questi enti anche in caso di blackout, quindi in assenza di energia elettrica e quindi in assenza della normale capacità di contatto tra le centrali operative che sono coinvolte durante un'emergenza. Tra l'altro questo blackout, questa esercitazione è prevista, coinvolgendo appunto numerosi enti, ma è prevista accanto ad un'altra esercitazione importante che è quella dell'esondazione del fiume Seveso, perché si immagina un blackout a seguito di un forte temporale, situazione che potrebbe assolutamente verificarsi. Quindi questa esercitazione riguarderà un'area particolare naturalmente. Sì, l'area è quella dei comuni di Milano, di Rho e di Pero, ovvero l'area che coinvolge essenzialmente l'Expo del 2015. Però è un'esercitazione molto importante perché è un'esercitazione che verifica appunto la capacità di comunicazione, della continuità del flusso di informazioni tra le centrali operative in occasione di un blackout, e quindi una situazione che potrebbe verificarsi anche al di là di Expo. Simulazione importante, ma non la prima, ne avete fatte tante anche in altri comuni, per esempio anche in caso di sisma. Ultimamente, qualche mese fa, c'è stato un incontro anche con il capo della Protezione Civile per un po' addestrare i cittadini in questo caso. Sì, stiamo lavorando molto sulla prevenzione e quindi attraverso l'attività delle esercitazioni di protezione civile. Nel caso del blackout non vengono coinvolti direttamente né la cittadinanza né i gruppi di protezione civile, ma abbiamo lavorato con molti gruppi di protezione civile nelle primissime esercitazioni intercomunali. La primissima è stata l'esercitazione intercomunale sul rischio sismico, anzi interprovinciale sul rischio sismico, che ha coinvolto le province di Bergamo, di Brescia e di Cremona, ovvero le province più a rischio sismico perché sono zone a maggiore rischio sismico. Sono importanti queste esercitazioni per testare quanto la capacità, l'efficienza dei gruppi di protezione civile, ma anche delle postazioni di comando, quindi la gestione delle centrali operative, sia efficace in caso di emergenza.